Morgan, il cantante dei Blue Vertigo e opinionista in Sky nel programma X Factor, questa mattina aveva lo sfratto, cioè praticamente la sua casa è stata venduta all'asta a 250.000 euro, una casa del valore di 800.000, per non aver pagato dei debiti al fisco di 350.000 euro di tasse non pagate e in più per non aver pagato gli alimenti alle sue due ex compagne con le due sue bambine. Lui dice che è colpa del commercialista truffaldino, ma non si sa. Sta di fatto che lui ha radunato i fans, amici, parenti per non uscire di casa. Gli è venuto anche un malore quando è arrivato l'ufficiale giudiziario. Quindi lo sfratto è stato posposto di 7 giorni. Lui sta cercando di trovare 200.000 euro in 7 giorni per poter riscattare la casa, ma sarà molto difficile. Asia Argento, a cui lui ha fatto appello per aiutarlo, l'ha deriso, ha pubblicato dei post prima di chiudere il suo profilo su Instagram dicendogli così adesso ti sarà difficile drogarti, così imparerai a pagare le tasse, quindi lui ha chiesto aiuto e lei lo ha insultato. Però il fatto che adesso un'altra persona che probabilmente non lo conosce, ma giusto per parlare, sai, molte persone parlano giusto perché hanno la possibilità di parlare. Taylor Mega accusa, dice, ma per fortuna, dice per fortuna, ma meglio dice ringrazio Dio di essermi disintossicata e di non aver fatto sta fine. Certo, una frase non molto elegante anche grammaticalmente, sta fine, appunto. Parole comunque aggressive verso questa persona che neanche conosce perché lui non ha fatto questa fine per lo sfratto perché è un drogato o si droga. Problemi diversi dalla droga hanno portato allo sfratto. Quindi la frase ringrazio Dio di essermi disintossicata e di non aver fatto sta fine lasciano probabilmente intendere che chi dice queste parole è quello che è. Ovviamente in televisione, nei programmi, per fare audience si invita tutti i tipi di persone. Il programma dell'altro giorno, reality, dove hanno invitato delle persone che hanno insultato magistrati, hanno insultato. Ma è ovvio, dipende, cioè tu dimmi che ospite inviti, io ti dirò che cosa ti va a rispondere alle domande.